Sì, pronto? Oh, Giselle, carissima, dimmi. Sì, certo, guarda, lo stavo leggendo adesso. No, non è male come lavoro. Sì, ci sarebbero delle cose da mettere a punto, però mi sembra che sia abbastanza lineare. Sì, certo, forse sarebbe la cosa migliore se ne parliamo da vicino. Facciamo che ci vediamo alle 15 sotto al caffè Nerone. Sì, esatto. Sì, quello. Ok, sì, il testo ce l'ho. Ok. Ah, porta le tette, mi raccomando. Ciao, a dopo. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? 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 Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio! Beh, Gibran è stato tutto per me. C'è stato un tempo in cui ero astioso, rancoroso, cercavo qualcosa e non capivo cosa. Poi ho scoperto il giardino del profeta e a quel punto ho capito che quello che cercavo era solo me stesso. E adesso che l'ho trovato, che mi sono trovato, non riesco più a farne a meno. Ora, 2 volte l'anno, in inverno vado a Bashville, il villaggio che ha visto nascere il maestro. Vado lì in pellegrinaggio. D'inverno invece vado a New York, la città che l'ha visto morire. Seguo tutti i simposi, leggo le sue raccolte almeno 2 volte l'anno e questo due ricorre sempre, faccio tutto 2 volte, 2 volte, 2 volte. Il numero che mi ha insegnato la Mayra Gibran, il doppio della vita esterna e interna. Quindi io dovrei avere una mia vita, vero? Signori, compagni, fratelli, apina la mignotta! Oh, alla fine siamo tutti italiani.